Buonasera e benvenuti, un applauso anche per Gabriele Comelio, direttore della Monte Carlo Nights Orchestra. Il mese di marzo è un mese molto importante per i Blue Note, perché quest'anno i Blue Note compie 8 anni da quando ho cominciato questa avventura. Martedì sera abbiamo consegnato il nostro premio da Blue Note di Milano ai nostri ospiti di questa sera. E per la prima volta una figura femminile. E che figura femminile abbiamo avuto l'onore di presentarla a Didi. E devo dire che da quando il Blue Note è aperto c'era una wish list, ovvero una lista di artisti che avremmo sognato di avere, e lei era sempre nella nostra lista e ce l'abbiamo fatto. E in che occasione, per il compleanno, e in più sono molto orgoglioso perché c'è la mia orchestra che accompagna Didi Bridgewater. Sapete che Didi oggi è una delle le figure premier nel mondo del jazz, un artista che vive nelle radici però guarda molto in avanti. Ha vinto numerose anche awards musicali, nonché come anche artista, ma anche come attrice. Ha vinto anche il famoso Tony Award per il suo progetto dedicato a Billie Holiday. Un CD, ha vinto il Grammy dedicato a Ella Fitzgerald, e il suo ultimo CD in febbraio a Los Angeles ha vinto un altro Grammy Award dedicato alla musica di Billie Holiday. E voi stasera vivrete l'emozione di queste grandi musiche con la Monte Carlo Nights Orchestra. Per favore, Milano, un grandissimo applauso. Siamo orgogliosi di presentare 2-time Grammy Award winner Didi Bridgewater. Buonasera, come vai? Everybody good? Hi. Did you get it? Yeah. Oh, thank you. I feel pretty good too. How's everyone? Are you ready for some more great music? Isn't this orchestra? Do you all know this orchestra? Well, is this a good thing or a bad thing? I don't know. I'm personally, I find these gentlemen to be superlative players. It's the truth. Veramente, veramente. It's the truth. And I'm having such a good time performing with them, and it's so nice to turn around and see so many handsome faces. So, if you are ready, we'll do some wonderful songs for you. Many of the songs have been arranged by Cecil Bridgewater, not my brother, not my father, my first ex. Okay? And we've stayed friends. There was no alimony exchange. I just pay him to do arrangements. I don't know. Something didn't work out right in this, but for me. At any rate, we're going to open up with a song from our Dear Ella CD, and it's called Oh Lady, Be Good. Okay.
Grazie.